Beh, grazie Alberto per la parola, per la presentazione. Parlando prima di tutto della consulta, beh, che dire, siamo riusciti a mettere su una giunta che finalmente è composta da persone serie, composta da persone che appartengono per lo più al nostro movimento e che quindi lavorano seriamente e riescono così a impegnare i giovani, a coinvolgerli nella vita del Cuneese. Questo è importantissimo perché fino a oggi la consulta è stato un organismo che non ha fatto nulla. E soltanto grazie a noi, grazie al nostro impegno, grazie a Flavio, grazie a tutti quanti, finalmente iniziamo a muoverci, a organizzare incontri come può essere quello di Fossano, quello che si terrà qui in provincia il 22 gennaio, dove ci sarà il nostro eurodeputato Rossi presente, che parlerà di nuovo di Unione Europea e che si confronterà con la Mercedes Presso e che sicuramente verrà sconfitta in questo dibattito, non ne ho alcun dubbio. E in futuro organizzeremo altri progetti, riprenderemo per esempio il progetto che è stato fatto ad Alba dai giovani padani di Alba, un progetto finalizzato a sensibilizzare i giovani sul bere bene, quindi cercare di dire finalmente, di far capire che non sono due bicchieri di vino che ti mettono ubriaco, ma è l'intenzione di uscire, andare in discoteca solo per raggiungere uno stato di euforia. E questo è il danno, e questo è il male di noi giovani. Bisogna sensibilizzare i giovani su questo problema, questo è un punto fondamentale che noi della consulta abbiamo intenzione di sviluppare e di risolvere. Parlando invece di questioni più pertinenti all'assemblea di oggi, beh, innanzitutto presento il nostro gruppo, è un gruppo giovane, ancora in fase di costituzione. Un gruppo di ragazzi, circa 6-7 ragazzi, che nonostante i problemi che stanno incontrando hanno già iniziato a lavorare. Durante questo 2009 appena finito sono già riusciti a realizzare diversi progetti che vanno dai gazebi informativi o per la raccolta firme. Per esempio, riguardo al crocifisso, siamo riusciti a sforare le 500 firme anche grazie all'aiuto di Stefano, che ringrazio per l'aiuto. Ma soprattutto non ci siamo limitati a stare fra la gente montando gazebi e raccogliendo firme, che è importantissimo ma non basta. Quando siamo stati chiamati in causa per le ultime elezioni amministrative in comune, abbiamo risposto e abbiamo sostenuto il nostro amico Simone Sava nella sua campagna elettorale, e oggi lui rappresenta tutti i giovani di Taraggio del comune di Taraggio, in qualità di consigliere di maggioranza, insieme a Stefano Isaia, che ringrazio nuovamente perché è sempre presente per noi giovani caragliesi e non ci lascia mai da soli. Ma se penso al 2009 non posso non fare un riferimento all'elezione, alla campagna elettorale che ha portato Gianna Gancia a diventare presidente del Cuneese. Un risultato storico, un risultato importantissimo per noi cuneesi, che finalmente siamo governati dal Partito del Nord, scusate, dal Movimento del Nord, dalla voce di noi che conosciamo, di noi che è. Questo è importantissimo. Ma questo 2009 non è altro che l'inizio di un percorso, sono i primi passi. Un percorso che ci porta oggi di fronte a un altro scoglio, che uniti sono sicuro che riusciremo a superare in maniera eccellente. Questo scoglio sono le regionali. Chiedo di poter parlare a nome di tutti voi quando dico che siamo pronti a metterci in gioco per sostenere il nostro candidato Roberto Cota e di permettergli di raggiungere la presidenza, un ruolo che merita e che deve ottenere per il bene nostro e di tutti i piemontesi, scusate. Un ruolo che è necessario ottenere, che è necessario sottrarre a questa giunta. Infatti in questi ultimi 5 anni sono stati fatti soltanto disastri. Una giunta che si è dimostrata spaccata, divisa su tutte quelle iniziative, quei progetti che dovevano risultare fondamentali per il progresso economico e culturale della nostra regione. Pensiamo per esempio alla TAV. Non è un caso se solo adesso si è arrivato a un accordo, a arrivare a un punto di unione, di contatto con i sindaci della Valle Susa, ma è la chiara dimostrazione di come questa sinistra, di come questa giunta abbia intenzione solo di lavorare in campagna elettorale per rimanere a galla, per ottenere qualche voto, insomma per galleggiare e cercare di mantenere il governo, salvo poi durante 5 anni di governo non fare nulla e abbandonare noi cuneesi, noi piemontesi in balia di noi stessi. Questa situazione deve cambiare e noi per farlo dobbiamo vincere queste elezioni, questo è necessario. Ciao. Ma per vincere queste elezioni non possiamo parlare del più e del meno, proporre progetti, programmi utopistici come prova a fare sempre questa sinistra. Dobbiamo partire dai problemi della gente, dai problemi del quotidiano, dobbiamo risolvere quelle situazioni imbarazzanti caratterizzate da sprechi, da disordini, da ingiustizie sociali.
Nel quotidiano basta che ciascuno di noi vada un giorno in un ospedale, vada in una sala d'attesa e vede decine di nostri concittadini che aspettano 4-5 ore per ottenere cure mediche basilari e che troppo spesso, pur pagando le tasse, pur offrendo questo servizio anche ad altre persone, viene passato davanti, viene superato nella fila da queste persone che non pagano le tasse di integratori o non hanno i documenti in regola. Questo è un problema che deve essere affrontato e che deve essere risolto. Ma purtroppo questo problema non riguarda soltanto la nostra sanità, riguarda per esempio anche l'attribuzione delle case popolari. Quanti italiani, quanti padani, quanti piemontesi oggi sono in difficoltà perché non riescono ad ottenere queste case, perché sono onesti cittadini, perché lavorano onestamente, perché pagano le tasse e quindi paradossalmente vengono discriminati in confronto a tutti coloro che evadono le tasse verso tutti coloro che non hanno le carte in regola. Questo è un altro problema che deve essere affrontato, ma sono sicuro che Roberto Cota e la sua futura giunta, dopo aver vinto le elezioni, perché noi le vinceremo, riuscirà a risolvere. Ma il problema di cui voglio parlarvi oggi è ancora un altro, è il problema delle nostre montagne, che sono la culla della nostra civiltà, della nostra cultura, della nostra lingua, ma soprattutto di centinaia di prodotti tipici, che godono del marchio DOC, del marchio DOP, e che rischiano di morire, di scomparire, a causa dello spopolamento delle nostre montagne. Purtroppo in questi ultimi anni molte persone emigrano e lasciano le nostre montagne per andare in città, abbandonando questa produzione di prodotti tipici importanti per la nostra economia. E l'abbandono di queste attività produttive rischia di causare un danno incredibile sia dal punto di vista economico, ma anche e soprattutto dal punto di vista storico e culturale per il nostro Piemonte. Per risolvere, per affrontare questo problema in maniera seria, in maniera mirata, cosa che la Giunta Brescia non ha saputo fare, noi dell'MGP di Caraglio proponiamo il seguente progetto che mi accingo a leggere. Visto che, sebbene il fenomeno dello spopolamento nelle montagne piemontesi si stia lentamente attenuando, questo rappresenta ancora un importante problema irrisolto per la nostra regione. Visto che il 51,8% del territorio piemontese ha carattere montuoso e la maggior parte di questo risulta essere disabitato, scarsamente sfruttato, nonostante le sue grandi potenzialità turistiche. Visto che le iniziative precedentemente intraprese per incentivare la ripresa delle attività produttive, in particolar modo relative al settore turistico, non sono risultate sufficientemente efficaci. Considerato che il turismo montano, sempre più praticato da italiani e da stranieri, rappresenta una fonte di ricchezza importante, che tuttavia può essere convogliata sul nostro territorio regionale solo attraverso una serie di politiche mirate a incentivare l'intraprendenza di nuove attività alberghiere, di ristorazione e artigianali nei principali centri turistici piemontesi. Considerato che la nostra lingua e la cultura nacquero in queste nostre montagne che oggi rischiano di venire abbandonate causando un grave danno al nostro patrimonio storico e artistico, riducendone così sensibilmente le potenzialità turistiche, si impegna la presente assemblea a farsi promotrice a livello regionale di politiche fiscali atte a promuovere la nascita di nuove attività produttive nel territorio montano piemontese. In particolare si propone l'abolizione del pagamento dell'addizionale IRPEF per 2 anni per tutti coloro che aprono nuove attività commerciali di ristoro o di artigianato che valorizzano la nostra cultura, la nostra storia o la nostra arte. Siamo certi che dopo aver vinto questa campagna elettorale, dopo aver finalmente ottenuto la regione, il governo di questa regione, Roberto Cota con la sua giunta saprà offrirci quelle risposte concrete che in 5 anni la Brescia non ha saputo darci, che da 5 anni che noi aspettiamo e aspettiamo invano. Grazie a tutti per l'attenzione, viva la Lega Nord, viva Umberto Bossi! Bravo!